Bentornati in un altro episodio di Luigi's Mansion 2. In questo episodio faremo i 5. Caos paranormale, non l'ho letto. Luigi, non ti saprei dire se è un buon segno o no, ma dopo che ha sconfitto Boo Gigante, il Boo che abbiamo sconfitto nella scorsa parte, il parascopio ha iniziato a rivelare, a rilevare, non rivelare, dannazione, un segnale del tutto nuovo. Indica qualcosa di mai visto, una distorsione della struttura stessa della nostra dimensione. Cioè? Cosa vuol dire? Per dirle in parole povere, Luigi, un portale, Luigi. Oddio. Per dirle in parole povere, un portale, Luigi, un portale paranormale sul terrazzo. Benissimo. Wow. Ah, è in quella specie di altare che abbiamo visto? L'ultimo frammento di luna scura deve essere oltre quel portale, perciò non riusciamo a scovarlo. E scommetto che... scommetto i miei occhiali che anche il ritratto di Mario e il Rebu si trovano là. Luigi, attraversare un portale paranormale è estremamente pericoloso, ma non abbiamo altra scelta. Sii cauto, ragazzo, il futuro del mondo intero è nelle tue mani. Incoraggiante come sempre, Strambic. Ok. Benissimo. Dai, andiamo nel portale. Ok, siamo qui. Ton. Ok. Adesso, prima di fare una cosa, dovrei andare a prendere una cosa. Perché sì, questa è un'altra volta una delle mie registrazioni fallate. Cosa vuol dire questo? Che ho fatto una parte di livello, mi sono accorto che non stavo registrando, l'ho spento e basta. Allora, nella sala dell'aviazione c'è un Boo qua. Sono scemo, scusate, però... Ok, l'abbiamo preso. Questo mi sa che è l'ultimo Boo del gioco. Non lo so, però, eh. Sono Marabu, le mie piume sono eleganti, eh. Non so che riferimento sia. Ah, sono a destra. Eccolo qua. E uno, e due, e tre. Voi lo sapete, io mi arrabbio parecchio quando le mie registrazioni non vanno, tra virgolette, bene. Quindi già l'errore di aver failato, diciamo, la registrazione di questo livello mi dà un po' sui nervi. Però vabbè, almeno ho scoperto dov'è il Boo. Cioè, almeno facciamo prima e non rincorriamo per tutta quanta la villa, perché adesso dobbiamo andare sul terrazzo e basta, se non erro. La registrazione, vi dico subito dove si è fermata. Più che altro dove mi sono accorto che non partiva. Mi sono accorto che non partiva quando avevo esplorato praticamente mezza villa, tranne il terrazzo ancora non l'avevo esplorato. Ero andato dentro, ho visto la scenetta e poi non ho fatto più niente. Poi mi sono accorto che la registrazione era verde più che arancione. Insomma, che non stavo registrando. Bene, adesso più che altro vorrei vedere attraverso il buco, il solito buco, sia questo, se si può vedere qualcosa nel portale, che questo non l'ho fatto prima. No, è il semplice terrazzo senza niente. Benissimo. Allora, vi ricordo la scenetta, già l'ho vista, però adesso la rivedrò con voi. Eccolo qui, Rebu. Zap. È aperto il portale. Wow. Benissimo. Dentro il portale è Rebu. E ne lo prenderemo. O forse no? No, perché un sacco di spettri stanno lasciando questo portale. E la registrazione, mi sono accorto che non era fatta da questo preciso momento. Avevo visto questa scena e poi mi era crashato. Cioè, ho notato che... Oh, cavolo. Ecco, qua. Avevo visto la chiamata e basta. Adesso saprò anch'io cosa dice Strambic. Spettracci! I livelli paranormali sono appena schizzati alle stelle. È una faccenda seria, Luigi. Il portale dovrà attendere. Dobbiamo ridurre la paranormalità o la nostra dimensione verrà distrutta. Aggiornerò la tua mappa con la posizione dei fantasmi. Gamma in spalla. Oh, come cavolo si esce dalla... ok. Fortunatamente sembrano essere solo al primo piano per adesso. Ah, non mi credete perché sono verdi e non sono altri colori. Ok, facciamo prima con il piano a destra. Dai. L'ala est, scusate.
Ok. Non so cosa indichi il verde, già l'ho detto, vero? Bene. Entriamo nella sala della nautica. O sala nautica? Sala della nautica. Flash! Uno, due e tre. Dai, fatti catturare. Un attimo, Ok. Ok, è un po' complesso. Ok, lo sapevo che mi colpiva. Ah, dai, stupido. Ok. Uno, due, tre. Ok, manca poco. Benissimo. E uno è fatto. Quest'altra sala che sala è? Sala dello spazio. Mi sembra che ci possiamo arrivare da un portale. Quindi possiamo fare anche prima. Mi sa che proprio l'intento di questo livello è proprio usare i portali per sbrigarsi e fare prima. Cosa c'è? Ah, uno stivale c'è. Dai, non importa, devo solo sbrigarmi. Ah, posso toglierlo. Aiuto! Aiuto! Ok, uno l'abbiamo preso. Per ora almeno. Ah, questa è una vita infinita. E vai via. Ok, un cuore mi serviva. Ah, questa è una ipercaccia ai fantasmi allora. Pericolosa ma divertente. Anche tu vita infinita? Direi di no, perché adesso ce ne è solo 50. Che poi solo non è una cosa. Etta, ti fermo. Si cambia direzione ogni 3 secondi. Oh yeah. Dove sono adesso? Arrivano altri fantasmi, giovanotto, consulta la mappa. Ok, piano terra dove sono? Nella sala del ghiaccio, insomma. E anche nella giungla. Fortunatamente noi abbiamo i portali. Io sono pirla perché sono anche uscito da questa stanza col portale dentro. Ci sono anche i pistrelli qua. Ok. Dimmi che non ci sono i. Ah, sì, ci sono i ninja, o come si chiamano. Ok, doppia. Ok, forse la liberiamo subito questa stanza. Ok, dai. Oh, yes. Fantasmi in avvicinamento, dagli una lezione, Luigi. Dove sono? Oh, cavolo, sono in tutte le stanze. Ehi, ai. Attaccami, per favore. Vabbè, l'importante è fargli cadere il coso. Cioè lo scudo e la spada, perché altrimenti poi. Ah, gna gna, ti ho catturato quasi. Mi sa che questo è anche l'ultimo modo per fare soldi. Perché guardate quanti ne abbiamo adesso. Dai, finito? No, un altro. Bisogna essere rapidi, veloci e concisi, a quanto pare. Oh, yes. Cosa sta qua dentro? Cos'è? Aiuto, no, un coso strano. Continuano ad apparire. Oh, cavolo. Prima la giungla. Perché qua non ci siamo ancora stati, quindi non si sa mai. Non vorrei che succedesse qualcosa di strano. C'è un fantasma ciccione. Ah, stupido grasso. E per grasso non intendo grassone, ma per dire il grasso che sputa. Uno, due e tre. Liberato? Liberato. Ok. Dobbiamo sbrigarci. Dai. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Non sono al piano meno uno, voglio sapere dove sono al piano terra i cosi. Bene, andiamo nella. Questa qua antica. Ah, oh cavolo. Ah, ma mi sembra che si possono bruciare con le torce, vero? Dai, vieni, vieni sulla torcia, vieni sulla torcia. Benissimo. Hanno preso fuoco, quindi. Benissimo. Uno, due, tre. Ai, for. Ah, stupido!
Per favore, che ho paura che sia a tempo sta missione sempre. Luigi, siamo avvicinati al limite paranormale. Dove? Ok, queste due. Bisogna sbrigarsi, dai. Allora, sono qui. Mi sa che... ho capito. Bisogna cercare di evitare che diventino, penso, rosse. Non lo so, di solito verde, giallo, rosso. Dai. Ce la posso fare? Ce la posso fare, ce la devo fare. Corri, Luigi, corri, Luigi. Qui sono. Dimmi che sono solo in questa sezione del bagno. Ok, ci sono questi, dai. Dai. Però non abbiamo trovato ancora di questi qua. Oh yes. Luigi, siamo arrivati al limite paranormale. Abbiamo capito, sto correndo. Di questo passo la nostra dimensione svanirà senza lasciare traccia. Oh cavolo, vuol dire che quel coro sta per diventare rosso? No, non le scale, c'è una qua. Ok, dai. Abbiamo esplorato praticamente tutta quanta la magione. La villa. Beh, la mansion. E ai. Ah, stupidi. Ok, 75, ce la faccio? Sì, grazie al salto. Non importa se ti nascondi da qualche altra parte, basta che ti svelo. Ah, c'è l'osso, ma non mi interessa l'osso, stupido. Devo svelare questo. Ok. Uno, due. Ah, non avevo visto la buccia di banana. Ok, posso ancora catturarlo? Ah, stupido. Voglio da... ah, comunque qui è uno. L'ho visto. Dai. Ma che cavolo? Ti lasci prendere? Ok. Abbiamo quasi fatta. Dai, prima che si avvicina quello che mi tira il coso addosso, che me l'ha tirato, però comunque ce l'ho fatta a prenderlo. Ah, ma perché ti giri, Luigi? Sei cretino. Ok, adesso è molto meglio. Fatto? Dove sono? Sono al terrazzo a livello fuori segnali lassù. Oh cavolo, ci conviene sbrigarci allora. Rotore. Dov'è? Girata? Così. Allora, mi sa che se facciamo così, possiamo girarlo così, in antiorario. Benissimo. Ok, siamo sul terrazzo. Spero che abbiamo di aver finito. Di solito si torna al luogo iniziale quando si è finito, almeno spero. Ok, fantasmi. Oddio, quanti ci sono? Due. Ma stupido fantasma verde, mi lasci stare? Un attimo solo. Tu hai un secchio. Ok. Ok, l'importante è liberarli dal campo di forza di energia infinita, come si chiama. Poi non mi interessa di catturarli insieme, mi interessa catturarli e basta. Come questi due, ad esempio. No, questa mummia mi dà un po' fastidio, eh. Ah, c'è questo qua. Tu, stupido cosa rosa, devi venire con me. Perché tu sei uno dei più pericolosi. Che mi danno un casino di fastidio. Non importa il tuo oro, cari sotto. Dai, venite sopra le torce. Dai, bravi. Dai, bravi. Perfetto. Ora. Uno, due e tre. Il salto qua mi sa che è abbastanza utile. Quindi... fuori. Ah, c'è. Ok, uno, due, tre. Ok, l'abbiamo catturato, non importa. Ok, l'abbiamo preso pure quello là. Una stupida mummia. Ah, quello addirittura è a livello rosso per catturarlo, eh. Ok.
Ok, devo prendere questa rosa che mi dà un casino di fastidio. Ok, perfetto, dai. Dai, svelati, svelati, coso verde. Ah, dai. Uno. Ok. Mi lasci prendere sta cosa, piccolina? Ok. Che strano urlo che ha fatto, però. Oddio. Oddio. Ok, questa vita è finita blu, quindi va bene questo. Ah, dai, manca poco, manca poco. Ci siamo andati al limite paranormale, bla 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 bla. Attaccate, per favore. Attaccate, per favore. Ah, ma dai. Attaccami, però. Ok, vai. Non portarmi sulla... grasso. Benissimo. Ok. Prima che prendesse... cioè, prima di prendere la spada l'abbiamo preso. Dai. Quanti soldi e quanto dolore al dito. Ok, basta fare così. Poi cambiare posto. Mi sa che il metodo più conveniente è proprio questo. Tanto qua non c'è premio per catturarli in una sola succhiata, diciamo così. Benissimo. Adesso? Ok, ce l'abbiamo fatta. Oddio, c'era il timer. Comunque, perché scende ancora? Hello? Lui è riuscito di nuovo. Figliolo, sei un artista fantastico. E il Poltergeist 5000, scusate. È il tuo pegnello. Che tra l'altro sarà strapieno di fantasmi. Sarà meglio svuotarlo prima di varcare quel portale inquietante. Benissimo. Oh yes. Oh oh. I did it. Ce l'abbiamo fatta noi due, eh? Io e Luigi. E il Poltergeist 5000. 12 minuti, 51 fantasmi. Questo. Soldi. E bu. Benissimo. Ok. Vi ripeto, mi dispiace per aver trovato il bu prima e poi avermi accorto della registrazione fallata e poi aver continuato, però... ok, l'abbiamo preso. Dai, torniamo al bunker. Ed eccoci qua, al bunker! Ok. Fiu, non ero sicuro che ce l'avresti fatta, ragazzo mio. Deve essere stata la battaglia più dura della tua vita. Per il mio pollice sinistro, sì. Grazie di aver catturato quei fantasmi. Dai. Stunf. Abbiamo spettroma aggiornata. Nuovo bug catturato. Bottino raccolto. Yeah. Perfetto, dai. Dai. Rebute aver perso la testa quando abbiamo sconfitto Bucicante. Così ha mandato un ordine ai fantasmi per contrastarci. Ma in questo modo ci ha mostrato come arrivare a lui. Oh oh. Esatto, figlio, il portale paranormale è ancora aperto. Ma dobbiamo sbrigarci perché quella cannaia potrebbe chiuderlo da un momento all'altro. Tribù, dovunque tu sia, stai in guardia, hai i giorni contati. Oh oh oh, anche se sei tecnicamente già morto. Vero, Luigi? Sì, diciamo di sì. Ok, perfetto, fa un caldo assurdo qua. Abbiamo sbloccato. Disarma l'armatura. Il portale sul terrazzo è ancora aperto. Ma dobbiamo sbrigarci. Aggiusta la tua tuta. Aggiustati la tuta e il berretto, figliolo. E ora di affrontare King Boo. Lo dico in inglese, non so perché. Quindi nella prossima parte affronteremo Re Boo. A meno che provi non ci dice qualcosa di tipo... non lo so. Vedremo nella prossima parte. Ciao da Pocketonks.